ci trovo. È una cosa. Tanti studenti al Teatro Manzoni per l'ultimo degli incontri realizzati in preparazione della 10ª edizione dei Dialoghi sull'Uomo, con il festival promosso dalla Fondazione Caripit che si svolgerà a Pistoia dal 24 al 28 maggio sul tema Il mestiere di convivere, intrecciare vite, storie e destini. Un tema legato a quello affrontato al Manzoni dallo storico e scrittore Carlo Greppi, che ha tenuto una conferenza intitolata Le frontiere come luogo di incontro. Proverò a ribaltare un po' l'immagine asfittica e angosciante che abbiamo della frontiera, non perché sia un luogo tragico, ma perché credo che sia giusto dei ragazzi raccontare anche delle storie positive, di coraggio, di solidarietà, di soccorso. Per cui oscillerò un po' tra il passato più o meno recente e il presente per dar loro degli stimoli, appunto per riflettere su come si possa in qualche modo invertire la narrazione. Forse è bene ricordare anche che quando nella storia le frontiere sono state chiuse sì per entrare ma anche per far uscire. Assolutamente, è un tema attualissimo, proprio in questi giorni l'ha ribadito anche il Papa, che i muri che innalziamo in realtà ci rinchiudono. Partirò tra l'altro da un'immagine che racchiude un po' tutta la storia delle migrazioni dall'Italia, la cosiddetta grande migrazione, perché è bene anche ricordare appunto che l'Italia è un paese innanzitutto di migranti economici, si parla di decine di milioni di persone uscite appunto in questi pochi decenni dall'Italia, per cui appunto è assolutamente importante ribadire come chiudere sia un'arma a doppio taglio, ecco. Da storico, lei ha mai trovato nella sua esperienza, nei suoi studi, casi in cui appunto nel corso della storia si sia riusciti in effetti a bloccare migrazione di massa? No, assolutamente no. Al massimo appunto si possono tragicamente ostacolare, rallentare. C'è un sociologo che parla appunto di muri come dei firewall che abbiamo sui nostri computer, appunto, che rendono più difficoltoso il tragitto e più pericoloso perché bisogna cercare di aggirarli. No, i flussi umani non si possono arrestare, si possono in qualche modo capire. Governare è un verbo che non mi piace perché le persone vanno dove credono di potersi costruire un futuro migliore e non vanno certo a intasare luoghi appunto senza futuro, a meno che le leggi degli uomini non li costringano a stare, appunto non gli rallentino il viaggio. Noi abbiamo la fortuna di poter andare sostanzialmente ovunque con il nostro passaporto, al massimo richiedendo un visto. Dalla stragrande maggioranza dei paesi del mondo non è così. In alcuni paesi di fatto non esiste neanche un sistema di visti per andare in buona parte del pianeta, e questo è profondamente ingiusto. Io sono convinto che questa epoca verrà definita quella dell'apartheid globale, nell'apartheid del viaggio in particolare. Una X.